Ciampi, campo principale della puntata odierna di Tutto il Calcio, minuto per minuto. Dunque sarà il Renato Curi per Perugia Catania. Sentiamo subito Antonello Brughini. 12.000 voci per la capolista, 12.000 cuori biancorossi palpitanti, una città, Perugia, che vuole rinverdire i fasti del passato. Qui nessuno ha dimenticato i 13 campionati in Serie A. La squadra umbra dunque nuovamente di fronte a una big, dopo aver superato brillantemente, per la verità, Bologna e Bari. Inutile dire che il popolo del Renato Curi accarezzi anche il sogno di un fantastico tris. Attenzione però al Catania, che ha tutto per riconquistare il palcoscenico più prestigioso del calcio italiano. La squadra siciliana è partita malissimo, lo ricordiamo, un punto in due partite, 6 reti al passivo. Il tecnico Pellegrino rischia seriamente il posto, ma il potenziale del Catania è indiscutibile. Le formazioni: il Perugia di Andrea Camplone non tradisce il 3-5-2, Provedel in porta, Goldaniga, Giacomazzi e Comotto in difesa, a centrocampo giocano Del Prete, Fazzi, Taddei, Verre e Crescenzi, Rabusic e Falcinelli sono i due attaccanti. Il Catania, il 4-3-3 disegnato alla fine da Maurizio Pellegrino, Frison tra i pali, Perugia, Spolli, Ghiomber e Capuano dietro, Ciapek, Caleio e Martigno in mezzo. Il tridente offensivo è formato da 3 giocatori di grandissima esperienza, che sono Rosina, Calaiò e l'argentino Leto. La direzione della partita è affidata a Maurizio Mariani di Aprilia, per lui 55 presenze in Serie B. A Perugia è una bellissima giornata di sole, 22 gradi la temperatura. Studio. Nel quarto set 2-7-1. Attenzione, attenzione, c'è un calcio di rigore per il Perugia, più tardi per il tentativo di trasformazione. In calcio d'angolo dall'intervento decisivo. Scusa Graziani, ma Perugia tutto pronto per il calcio di rigore in favore della formazione di casa. C'è Rodrigo Taddei sul pallone, porta alla nostra sinistra, la curva è proprio quella dei tifosi del Perugia, 5.000 tifosi di biancorossi in curva nord. L'arbitro ha un po' di difficoltà nel fare rispettare la distanza regolamentare, momenti di grandissima tensione. Siamo sullo 0-0 tra Perugia e Catania. Dunque Rodrigo Taddei, numero 10 del Perugia, contro Anania, è entrato in campo nel secondo tempo. Parte il numero 10 del Perugia, Taddei si ferma, la conclusione, la parata di Anania, ancora il tentativo di Falcinelli, ancora il pallone tra le braccia di Anania. Dunque non cambia la situazione, perché il Perugia con Taddei ha sbagliato un calcio di rigore. Dunque siamo esattamente al 27° minuto, Perugia 0, Catania 0. Torniamo a Frosinone da Massimiliano Graziani. E torniamo a Perugia Catania. Attacca ancora il Perugia, attenzione, il colpo di testa di Falcinelli e c'è il vantaggio della squadra di casa. Il cross dalla destra di Del Prete, colpo di testa perfetto proprio al centro dell'area dell'idolo di casa Diego Falcinelli, e il pallone che si infila in rete. Dunque cambia la situazione allo stadio Renato Curi. Siamo al 35° minuto, Perugia 1 Catania 0, ha segnato Diego Falcinelli. E per Falcinelli, lo ricordiamo, perugino puro sangue, nato a 10 km da qui, è il terzo gol in campionato. Dunque la situazione Perugia 1 Catania 0 Varese. Fanno festa in questo momento i 13.000 tifosi del Perugia, perché siamo giunti al 39° minuto e la squadra di casa, allenata da Andrea Camplone, è in vantaggio sul Catania per 1-0. La rete, lo ricordiamo, al 35° del secondo tempo porta la firma ancora del 23enne idolo di casa Diego Falcinelli. C'è stato un cross dalla destra di Del Prete che spinge sempre fortissimo. Attenzione però al tentativo del Catania con Calaiò. Calaiò di fronte a sé, addirittura 3 avversari, cerca di liberarsi con il tacco ma perde il pallone. Pallone che sfila sul fondo, comunque davvero generoso come sempre Emanuele Calaiò. Dicevamo del gol che ha sbloccato questa partita con il cross di Del Prete, lo stacco perfetto al centro dell'area di rigore di Falcinelli, palla che prima ha battuto sul palo alla destra del portiere e poi si è insaccata in rete per il delirio biancorosso. Dicevamo appunto, stadio quasi gremito, 13.000 spettatori. Da segnalare però che qualche istante fa, era esattamente il 38° minuto, il Catania è andato vicinissimo al pareggio. Cross dalla corsia di destra di Peruzzi, stacco di testa proprio al centro dell'area, sul fronte opposto stavolta di Martigno, pericolo, grande pericolo per Ivan Provedel, perché il pallone è terminato alto sulla traversa ma davvero di pochi centimetri. Adesso il gioco è fermo, c'è anche il terzo cambio per quanto riguarda il Perugia, è pronto ad entrare in campo con la maglia numero 8 Nico al posto di Valerio Verre, uno dei protagonisti di questa partita.
partita, la ricordiamo, soprattutto nel primo tempo ha creato due limpidissime palle gol. È pronto intanto anche il terzo cambio nel Catania, lo vediamo proprio sotto la nostra postazione, sta per entrare in campo infatti l'attaccante, l'albanese Ciani, al posto del numero 16 che è l'argentino Caleglio. Dunque cambi esauriti, la situazione 41esimo minuto, Perugia 1 Catania 0, ha segnato ancora Falcinelli Varese. Intanto ci prova ancora naturalmente il Catania, un altro pallone scodellato al centro dell'area di rigore, va a vuoto Nico, attenzione ancora all'ennesimo cross di Spolli, il tentativo di Calaiò fermato e bloccato a terra, il tuffo dall'estremo difensore del Perugia Ivan Provedel. Siamo al 52esimo minuto qui allo stadio Renato Curi, Perugia sempre in vantaggio per 1-0. Naturalmente il pubblico di casa non attende altro che il triplice fischio del direttore di gara Mariani di Aprile, che ha il fischietto alla bocca, e eccolo qua il triplice fischio. Dunque termina qui la sfida del Renato Curi, vince il Perugia per 1-0, la rete decisiva di Diego Falcinelli al 35esimo minuto del secondo tempo per il Perugia di Andrea Camplone, che mantiene naturalmente la vetta. Questo è il terzo successo consecutivo, naturalmente è un momento bruttissimo per Maurizio Pellegrino, il tecnico del Catania. Studio.